Fabio Armani, ieri una sconfitta dura per come è maturata. Bolzano era avanti di 3-0, poi cosa è successo in quei 10 minuti del secondo tempo dal tuo punto di vista? Ma abbiamo subito un gol, un piqué, un fallo, ma io penso, a parte la sconfitta, che può far male ma può far anche bene, nel senso deve darci la consapevolezza che possiamo batterli assolutamente, deve darci fiducia. Abbiamo avuto 13 minuti dopo il primo gol che non abbiamo, un po', non dico ballato, abbiamo stati episodi nei gol, dopo questo però c'eravamo, quindi dobbiamo ripartire da qua. Bisogna ripartire dal terzo tempo, di fatto, in cui il Bolzano comunque si è scrollato un po' di rosso quel blackout del secondo tempo, è tornato a giocare il suo gioco, è andato vicino al pareggio, e domani sarà importante cercare di prendersi la prima vittoria casalinga di queste semifinali. Ma io non direi del terzo tempo, penso che il primo tempo è stato giocato bene, abbiamo fatto qualche aggiustamento, funziona, quindi penso che proseguiamo su quella linea. E domani sì, partita in casa, ma sapevamo che era una serie lunga, almeno io pensavo fosse una serie lunga, quindi step by step. Domenico Alberga, yesterday a tough loss. You were so close to win game 3 in Salzburg. A 10 minutes blackout gave game 3 to the Red Bulls. What happened in the second period? Felt like we just gave them a little bit of a breathing room, whereas in the first we were, you know, keeping it simple, hounding their D, getting pucks to the net. And then in the second, we just made some mistakes, unfortunately, and they capitalized on everything. You know, they got to give credit. They're a good team, and we are too, but we got to know that in those games, you got to hold the lead, and you got to keep pushing on the gas and trying to limit the mistakes and the turnovers and the little things. Tomorrow it will be very, very important, trying to get the first home win of these semifinals. What do you expect from the home game tomorrow? We expect good energy from the crowd. Obviously, we feed off that. So tomorrow, we just got to come in and start the game like we did yesterday and continue it for the full 60 minutes. Because if we play like that, I mean, it showed yesterday in the first period that we're a hell of a team and we could do it.